Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso alla cantonese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso basmati, prosciutto cotto a dadini, piselli surgelati, acqua, sale, uova, pepe, olio evo e salsa di soia. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua ed il sale e portiamo ad ebollizione per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo andiamo a posizionare all'interno del vassoio del Varoma i pisellini e il prosciutto. Dopo aver posizionato nel Varoma i pisellini e il prosciutto cotto, andiamo a condirli con sale e pepe. Abbiamo rivestito il vassoio del Varoma con carta da forno bagnata e strizzata. Sbattiamo due uova con un pizzico di sale e pepe e adesso li adageremo nel vassoio del Varoma. Versiamoli sulla carta da forno. Mettiamola da parte. A questo punto posizioniamo all'interno del boccale il cestello. Chiudiamo con il coperchio. Posizioniamo il Varoma. Chiudiamo con il coperchio. E azioniamo il bimby per 15 minuti, temperatura Varoma, velocità 1. Trasferiamo adesso il riso e le verdure in una ciotola e andiamo a condire. Dopo aver trasferito in una risottiera il riso, il prosciutto e i piselli. Adesso andiamo ad aggiustare di sale e pepe, versare l'olio, un po' di salsa di soia. Amalgamiamo leggermente con la spatola. Adesso mettiamo la nostra fettina che abbiamo tagliato a pezzetti. Andiamo a impiattare. Riso alla cantonese. Grazie e alla prossima ricetta!